Ecco, rieccoci qua nella seconda parte. Dunque, stavamo appunto affrontando il pannello del Sagittario, ci hai spiegato tutta la simbologia, abbiamo già visto il pannello e adesso quindi partiamo. Allora, siamo nell'affresco del Sagittario, volevo farti vedere delle foto dei castelli che dovremmo vedere. Quindi Dante passa entrando dalla Rocchetta, dalla Torre di Visione, che ora vedi non c'è più, no? C'è, diciamo, dove era situata la Ah, torre. però, e questo c'è, quindi si può andare a vedere da lì? E si può andare sopra, diciamo, siamo sopra il passo della Rocchetta, qua è la piana, diciamo, dell'Adige, la piana rotaliana, no? Ecco, Trento sarebbe in questa zona qua. Questo è mezzo lombardo e qua sotto c'è mezzo Mezzo corona. corona, Entriamo in Val ok. di Nonna, in questa direzione qua sotto, nel passo che c'è qua sotto, e questa era una torre di controllo romana, quelle Certo. torri che fanno, le Le famose torri, famose torri che certo. fanno di fuoco in fuoco, si mandano questo segnale. Per la via Ecco, traversara, giusto? esatto, sarebbe la fine della via Traversara. Ah, ho capito. Quindi stiamo uscendo dalla traversara, il pezzo di traversara che attraversa le valli di Non e Val Ah, ho Giudicarie. capito. Certo, poi dopo la traversara continuava fino a Salzburg. E poi abbiamo i Castel San Pietro, quindi nell'ordine che Dante dovrà recarsi da castello in castello, ho messo i castelli. Dove San Abbiamo, Pietro sta? Ah, siamo in Val di Non, ok. siamo in Val di Non. Val di Non, proseguiamo, abbiamo Castel Thun, il bellissimo Castel Sì, sì, Thun. sì, sì. Appena pe penso da pochi anni ristrutturato, stanno facendo un sacco di eventi, perché è visitabile chiaramente, È insomma, splendido, guarda, dovrei avere splendido. un'altra. Ecco, questi sono gli interni di Castel Thun, cioè non ci sono Ah, parole. no, 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 non ci sono no, 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 parole. Questa è decisamente. una boiseria in legno meravigliosa. E calcola che, aspetta, torniamo indietro da rifarti vedere. Calcola che diciamo, di castelli che potevano fare il torneo in Trentino ne abbiamo solo tre. No, Perché ovviamente tu non puoi fare un torneo in un castello così, decisamente. cioè col cavallo non puoi andare No, avanti e no. indietro. Quindi per torneare all'interno di un castello abbiamo bisogno di uno spazio grande, vasto, dove il cavallo può Certo, scorrazzare le giostre, famose la famosa giostra. giostre. Quindi abbiamo Castel Thun, Castel Beseno, che però al tempo del pittore è della Serenissima, e il Sì. castello d'Arco. E quindi localizzare il pannello dei pesci dove c'è il torneo con la giostra, Era abbastanza semplice. e una volta arrivati lì, sì, Eh sì, non è stato certo. difficile. Beh, vediamo anche le nostre splendide Certo, montagne, vabbè, eh? Se chiaro. quelle sono bellissime. Sì. Quindi abbiamo l'interno di Castel Thun, Castel Braguer o Brager, non ho idea. Braguer, Braguer, penso, sì. sì, deduco, sì, a livello trentino, sì. Bellissimo anche questo. Bellissimo, Mi hanno cioè. detto che. Adesso non vorrei dire un'eresia, ma penso che abbia degli archivi librari Oh wow! inestimabile. Sì. Ma penso Bene. che non si possa, cioè non fanno entrare molto volentieri Ai, meraviglia! per preservarli, insomma. Però magari sto dicendo un'eresia, ma mi sembra di ricordare questa cosa perché ci sono passata un po' di volte. Veramente sembra il castello delle fate. Ci Allora, arrivi. diciamo che molti castelli della Val di Non sono rimasti proprio intonsi, proprio bellissimi. Quindi Castelcoredo, Sì. sono, diciamo che hanno tenuto con le unghie strette Sì, sì, questo, sì. Ma quindi sono rimasti hanno perfetti. anche proprio hanno fatto tutta una serie di opere di restauro, sì, cioè di valorizzazione dei castelli Molto in belli, questi molto ultimi belli. anni, poi in particolar modo. Qui abbiamo la Casa Nera di Coredo, che al tempo del Sì. Dante non, diciamo, questo palazzo non era, non si sa nelle cronache se era già stato costruito. Diversamente abbiamo le cronache che registrano costruito questo palazzo dopo il periodo cioè nel periodo del Simonino. Sì. Palazzo importantissimo perché qui c'era ovviamente il centro del tribunale di tutte le valli. Ah, ho Quindi capito. in una zona scomodissima perché era decentrato nella zona di Coredo e tutta la Val Giudicarie, ma anche la Val di Ledro, addirittura da Riva del Garda, Dovevano cioè chi venire di fin qua. Arco doveva venire fin qua per affrontare un processo, una disputa. Un contadino non poteva allontanarsi più di tanto dal campo, ma qua significava settimane di viaggio. Certo. In un posto che assolutamente era scomodissimo, non era giustificato come poteva essere la pianura di Trento, Certo. dove comunque c'era un centro di potere che allora poteva
anche essere inghiottito diversamente la cosa. Invece qua era proprio digerita male. E quindi ovviamente intorno a questo luogo non era, diciamo, accompagnato da una buona nomea. Subito dopo, siamo anche nel periodo, e anche un po' prima, siamo nel periodo Inquisizione, quindi abbiamo i processi con le streghe, Eh sì, famosissimi. famosissima casa per i processi. Esatto. Qui siamo arrivati nella nicchia dell'eremo di San Romedio. Certo. Che i trentini tutti conoscono San No, non Romedio. credere. No? No, non credere. Non tutti conoscono questo bellissimo L'eremo. santuario che è costruito in stile quasi tibetano. Sì, infatti è Quindi vero. abbiamo questa particolarità, vedi, Sì. arroccata delle chiesette, sono sette chiesette una sopra l'altra, con una forra Sì, bellissima che sì. conduce, si può fare a piedi lungo questo vecchio condotto dell'energia elettrica, ma altrimenti che attraversa la montagna, ma Certo. altrimenti la via, diciamo, che ha percorso Di Dante accesso. di accesso è questa in basso, lungo il corso del piccolo torrente che ha solcato questa valle. Qui Certo. vediamo com'è inerpicato sul dosso. Sì, è un posto molto particolare. Sì, è proprio in una gola e in questa gola c'è questo sperone di roccia dove si erge questo santuario Che poi c'era bellissimo. l'orso a San Romedio, In una fossa sotto vero? c'è l'usanza di avere ospite, diciamo, un orso che in questo momento non c'è, e San Romedio si è, diciamo, è entrato nella città di Trento cavalcando un orso. Perché questo orso ha sbranato il suo cavallo e quindi lui doveva recarsi comunque in città e quindi al tempo della morte, diciamo, del San Vigilio, del patrono della città, del vescovo, primo vescovo, no, terzo o quarto vescovo della città di Trento, e quindi è arrivato ad orso dell'orso, aveva Ah, domato aveva domato l'orso. Sì, l'orso. quindi abbiamo nel quadro raffigurato questa persona che viene da San Romedio e anche l'orso che verrà domato e verrà portato, diciamo, in città. Qui è l'interno di San Romedio, è ripidissimo proprio, Sì, ovviamente, vedi gli però è scalini. un classico posto di pellegrinaggio, infatti basta guardare gli ex voto quanti ce ne sono. Esattamente, ce ne sono tantissimi ed è un posto pieno di fascino e Sì, meraviglioso, e è di vero. pace, di serenità, di gran bellezza, di gran bellezza. Qui abbiamo Castel Casezza, Sì. che è bellissimo anche questo, Castel Malgolo. Un altro particolare di Castel Malgolo, Castello di Castelfondo. Qua siamo proprio arrivati in cima alla Val di Sì, Non, al quindi siamo fondo, già non per niente per dire siamo in Castelfondo. fondo. Esatto, Esatto. esattamente. Castel Vasio, sempre un particolare, quindi abbiamo diciamo degli scorci bellissimi, cioè veramente Certo. molto belli. Qui ho preso un disegno del castello di Alta Guardia perché purtroppo questo castello, insomma, non è rimasto granché. Ho Però capito. da qua possiamo vedere la zona di controllo che controllava, Ah beh, certo, quindi guarda che è vista. vastissima. Castello di Ossana, quindi siamo in Val di Sole, e anche questo, diciamo, abbastanza distrutto. Castello di Caldes, Certo. bellissimo, la chiesetta, guarda che meraviglia di chiesetta. Castello Valer, ma sono uno più bello dell'altro. Sì. L'interno di Castello Valer, quindi sia fuori che dentro hanno Curatissimi, una certo. ricchezza. Anche qua uno scorcio di Castello Valer. Castello di Nanno, Sì, infatti, bellissimo, bellissimo che è questo. bellissimo. Questo è un particolare dell'interno di Castello di Nanno. Castel Belasi. Sì, infatti. E poi alcuni sono addirittura ancora privati, non vorrei Ma dire anche qua questo qui una addirittura, follia. Abitati forse addirittura? aspetta, questo, le foto le ho trovate in un sito di vendita del castello. Eh sì, perché adesso sono in crisi, no, i Un agente castelli. immobiliare che vendeva il castello, che vendita, Quanto bellissimo, sai costerà? che non ho credo che la trattativa era riservata, ma non oso nemmeno immaginare. Ma che sapete? Vendita, bel castello con ponticciolo privato, Eh cioè. sì, il giardino è vista mare. Bellissimo, bellissimo. Quindi sono meravigliose. Sono, cioè, Sì, sì, abitazioni bellissime. Castel Belasi, visto dall'alto, guarda le campagne attorno, che meraviglia. al giorno Cioè, d'oggi, beh, la Valtinone è conosciutissima per la coltivazione delle mele, no? Che
da diversi anni adesso c'è questa intensiva coltivazione delle mele che ha cambiato la morfologia della valle, Certo, perché certo. prima no, si No, prima coltivava. c'erano altri tipi di coltivazione. Certo, Sì. E certo. Questa poi introduzione abbiamo intensiva della mela della adesso, mela, sì. sì. Ha stravolto un po' diciamo, tutta la geografia. Certo. Qui abbiamo Castesporo Rovina con la Ah, tipica povero. torre a cinque lati. Ecco che stiamo arrivando. Questa è proprio la Rocca degli Sporo. Stiamo arrivando in prossimità di Castel Belfort. Questa è una brutta fine. E insomma, sì. E qui ho saltato ovviamente Castel Belfort perché l'avevamo visto nel dipinto precedente. Ecco, Certo, quindi questi sono i ok. castelli che Dante non ha voluto nemmeno innominare. Ah, Quindi ok, ho capito. saltiamo. Il Ecco. pittore, siccome riprende questa venuta, diciamo, dalla Val di Non e dalla Val Giudicaria, allora la Val Giudicaria Dante l'aveva nominata Sì. perché ne aveva parlato quando era stato Castelmani. Ora invece, diversamente, il pittore la riprende, quindi faccio vedere i castelli dove Ah, Dante è passato, ma ok. non ha avuto un buon ricordo. No, decisamente, parrebbe di no. E qui abbiamo la cinta muraria di Trento, vedi, con la Torre Verde e la porta d'ingresso in città. Qui abbiamo Eccola. dove c'è via Suffragio, dove c'è l'attuale, diciamo, piazza che porta al castello e anche l'attuale vicolo del Voi, vicolo dell'Adige, abbiamo quest'ansa che crea il porto della città. Ok. Diversamente abbiamo anche Borgo San Martino, il borgo fuori le mura. Sì, di cui ci dicevi per Esatto, poco fa, il video insomma. diciamo Ok, precedente, esatto. la prima parte di questo video, e vedi che abbiamo la seconda cinta muraria, quindi la cinta bassa muraria e le alte mura. Quindi ora vediamo il pellegrino che sta entrando nella seconda cinta muraria e poi a breve entrerà all'interno della Della prima, città. Ok. esatto, all'interno della città. Quindi in questo momento il pellegrino è davanti alla porta del borgo di San Martino. Insieme a Dante e Virgilio. Certo, il pellegrino con il pittore e Dante e Virgilio 200 anni prima. E faranno, diciamo, entrando in città, ma lo vediamo, fa già parte del prossimo dipinto, quindi lo lasciamo al prossimo dipinto. Perfetto. Qui abbiamo Ai ai. la visuale, diciamo, dove è Arco, la Val Giudicarie, e qui abbiamo la zona di Trento. E la zona della Val di Non e della Val di Sole, la Val di Sole è qua, non l'ho diciamo raffigurata. E poi abbiamo Saro Medio. Ah, È ok. per capire, diciamo, nel dipinto come sono messe, diciamo, come sono messe le valli. Quindi abbiamo gli erosi, gli accidiosi, e poi abbiamo la città di Trento. Beh, qua ho messo Arco per capire dove è Arco, e la Certo. venuta di San Romedio. Ho capito, La perfetto. venuta, cioè da chi viene, da chi di San Romedio. Ok. Che si è fatto anche una bella camminata anche il pellegrino E comunque. beh, sì, pellegrino, ovvio, perché fa proprio il pellegrinaggio. Giusto. Sì. Qui abbiamo invece una visuale dal lago, e qui abbiamo la Valle dei Laghi, e per capire, Sì. arrivati a Spormaggiore, e come Dante, invece che fare il giro della Rocchetta, venire da qui, scendere, e passare, diciamo, a mezzo lombardo e mezzo corona che sono qua sotto, lui prende stavolta e fa il giro salendo dalla montagna fino a Fai della Paganella, e poi Capito. prende e scende dalla montagna lungo questo sentiero Ho qui, capito. lungo questo sentiero qui, e arriva a mezzo lombardo. Avrebbe potuto benissimo prendere e fare Tornare questo. indietro sui suoi passi. Esatto, e invece la palude dello Stige che c'è ovviamente qua sotto crea non so, non, poche difficoltà, e probabilmente doveva recarsi anche a Fai della Paganella, che sono terre di Castel Belfort, quindi qualcuno avrà dovuto incontrare nella Ah, ho zona capito. di Fai della Paganella. Quindi siamo tornati, vedi che abbiamo qua la zona di San Romedio, qui abbiamo la Val Giudicarie, chi della Val di Non, e ora possiamo Stiamo, iniziare a ok, siamo leggere nella palude nella palude dello e dello Stige. Stige, Allora, la perfetto. data l'avevi già letta. Lasciato Castel Belforte, aggirando la montagna Spormaggiore alle spalle, Dante e Virgilio non scendono dal sentiero che conduce nuovamente alla Rocchetta, ma, come scrive il poeta, intrammo giù per una via diversa.
I 3 mesi trascorsi, Vergine, Bilancia e Scorpione, lo hanno visto risalire la Val di Non, sino giungere in Val di Sole e, tornato a Castel Belforte sulla Traversara, si incammina in direzione di Castelmani. Tornato nuovamente alla dimora del Reifer, il Belfort, Dante preferisce non raccontare ciò che nel suo viaggio della Val di Non in Val di Sole ha dovuto affrontare. Noi aggirammo a tondo quella strada, parlando più assai che non ridico. Castel Belforte, che imprigiona il vizio della gola, e Castelmani, l'invidia, vedono ora, attraverso l'affresco del Sagittario, dipinto ciò che il poeta ha omesso di riportare, recandosi nei castelli delle Val di Non e Sole. Ogni castello ha il suo cerimoniale, le regole di corte da dover sottostare per farsi accogliere, chiedere udienza, intrattenendosi con chi di dovere per poter raggiungere un accordo da sottoscrivere. Concretizzando questo lasciapassare per l'intero territorio nel Principato Vescovile. Ma se nei castelli sino ad ora visitati le difficoltà alle quali Dante è stato sottoposte erano pessime, la situazione che ora si presenta al sommo poeta sembra realmente sfuggirgli di mano, sino alla reale e concreta paura di essere aggredito. Dopo la sosta e le direttive ricevute da Castelpenede, scortato da chi di Verona, sino al dazio di Tempesta, Dante parte per il suo viaggio nella paura, Castello d'Arco, poi Casteldrena, sino a giungere a Castel Toblino. Evita di proposito Castel Terlago, per poter giungere prima in città. Sarebbe stata poco gradita a chi comandava Trento, che avesse fatto visita al conte di Terlago prima che il nobile che in città fa le veci del principe vescovo assente. Impeditogli il passo all'abbazia, temendo di essere ucciso dall'ormai deposto principe vescovo, il corrotto abate, qui ovviamente sto parlando del pittore, Sì. diciamo, no? Però la simbologia deve essere stata simile, dal corrotto abate, si dirige a Castel San Lazzaro e, attraversato il fiume Adige, è ospite di un ennesimo castello, San Gottardo. Lasciatosi alle spalle questi luoghi perversi e lussuriosi, corti di castello animate da lascive intenzioni, si addentra nella breccia della montagna, alla Rocchetta. È qui che Dante, prima di giungere a Castel Belforte, interrompe il suo diario di viaggio, ripreso dal pittore nell'affresco che ora stiamo discutendo. E poi ricordiamoci anche una cosa, Dante sicuramente sarà stato abituato a trattamenti molto diversi, nel senso che lui comunque arrivava dalle corti della Toscana, dove c'era la cultura in quel momento in fiore, no? Cioè, quindi anche Siamo, usanze quasi sì, esatto. moderne rispetto a questi posti dove probabilmente gli era parso di tornare indietro nei secoli, Ma di probabilmente. sicuro quando affronti un discorso col tuo interlocutore non aspetti che questo ti dia due sberle sulla faccia. Cioè, Certo, a parte questo. quindi è l'ultima cosa che si sarebbe aspettato. Cioè, Insomma, lui comunque uomo di cultura, abituato a menti aperte, curiose, cioè, insomma, lui si interfacciava con ambienti, no? Dove c'era il fior della cultura, cioè stava veramente, no? Sbocciando la certo, cultura italiana, le certamente. corti, La meraviglia insomma, italiana, e sì. si trova in questi posti dove probabilmente erano anche un po' zotici, no? Cioè, anche quando descriveva appunto il pannello prima, insomma, queste barbe imbevute di grasso mentre mangiano, quindi cioè, talmente ingordi che il cerimoniale, cioè, mi immagino questo povero uomo di cultura come sia Sì, deve essere stato trovato veramente scioccato. difficile, difficile. E ora che le prende, diciamo, Ancora peggio perché dice: ma cos'è? che le Non busca, veramente è esiste. illogica la cosa, proprio non ha Esatto. senso. Al di là della cultura stessa, probabilmente c'era poca cultura comunque qua, nel senso che eravamo ancora un po', come dire, chiusi, no? Per Certo, cui certo. immagino che, insomma, anche trattare, parlare con personaggi che magari fanno fatica a capire cosa stai dicendo. Cioè, sì, cosa stai dicendo? Non è come parlare con un interlocutore interessante, con cui hai uno scambio di vedute, con cui puoi ragionare, no? Cioè, quindi sì, deve essere stato veramente Deve essere, drammatico. sì, è stata difficile, è stato a veramente attraversare un inferno, Esatto, sì. sempre di più questo inferno torna, no? Sì. Percorrendo, volevo dire un'odissea, visto che comunque c'è dentro anche tutta una simbologia del viaggio d'Ulisse, no? Ah, Quindi, beh, sì. certo, sì. Percorrendo un antico tracciato, viabilità di collegamento della Valle di Non con la piana rotaliana e la Valle dell'Adige,
Prima della costruzione ad opera dei romani del Pons Alpinus, oltrepassa la Forra della Rocchetta, raggiungendo Castel Visione. Sarà poi la volta di Castel San Pietro, lo splendido Castel Thun, Castel Braguer, Castel Corido. La tappa all'eremo di San Romedio, incantevole e magico angolo di fede, celato in una forra profonda, lo aiuterà a proseguire in questa sempre più difficile e pericolosa impresa. Qui probabilmente prenderà. Si ritemprerà, no? Cioè, veramente avrà lavorato questo pellegrino che lui avrà avuto modo di conoscere, cioè, magari il pellegrino in stesso no, ma magari le persone, gli eremi, no? Gli altri eremiti che ci sono all'eremo, avranno veramente, dai, su, prova, fai forza, Certo. capito? Altrimenti avrebbe desistito. Certo. Ecco, Poi magari quindi. anche provato, magari l'hanno curato, cioè No, le comunque busca le dopo. prende Le dopo. prende dopo, Ti quindi già qui non ce la fa più, Non ce la fa quindi più, figuriamoci poi figuriamoci quando le dopo. prende proprio. No, e poi comunque, cioè, adesso a noi sembra tutto vicino, ma anche farla in macchina non è una cosa così. Cioè, adesso vabbè, ci sono le tangenziali, le strade C'è anche bellissime, il tutto quello che. trenino bellissimo che va in Trenino, Val di però Noce. insomma, il suo tempo ce lo mette, figurati a piedi. Sì, Cioè, difatti veramente, abbiamo noi non ce quasi ne un rendiamo 3 mesi e conto, mezzo, eh? Eh abbiamo un sì, 3 mesi e mezzo di non fatico a camminare. crederlo. Poi, se poi ti devi fermare, comunque ti devi stare lì quei giorni, cioè, ci sta effettivamente tutto il tempo, Sì, insomma, che lui. qui abbiamo parecchi mesi proprio. L'aiuterà. Allora, questa è sempre più difficile e pericolosa impresa. Poi Castello Casez, Castello di Malgolo, Castello di Castelfondo, Castel Vasio, Castello di Altaguardia, il Castello di Ossana, il San Michele, Castello Caldes, Castello di Cles, Castel Valer, Castello di Nanno, Castel Belasi, Castelsforo Rovina, fino a giungere dal Barba Blu a Castel Belfort. Qui, gozzovigliando, esagerando nel bere, chi drogato e chi impegnato a preparare manicaretti, riporta Dante ai suoi doveri politici e di mediazione, perché altrimenti lui in questo momento veramente aveva proprio mollato, era proprio talmente arrabbiato che. Lasciata la corte di Castelmani e Castel Belforte, si dirige salendo il monte a Fai della Paganella, scendendo per il sentiero che conduce a Mezzo Lombardo, tornando così nella Valle dell'Adige, a nord di Trento. Ora il Noce, il torrente della Val di Non appena lasciata, confluisce nel fiume Adige in questa zona, ma fino al secolo scorso il torrente si metteva nel fiume all'altezza dell'abitato di Nave San Felice. Ciò rendeva la zona molto paludosa e dall'aria malsana. Il corso d'acqua fu rettificato nei primi anni del Novecento ad opera del governo asburgico e portato in confluenza con l'Adige nei pressi dell'abitato di Zambana, facendo quindi attraversare tutta la piana rotaliana al fine di bonificare l'intera zona. Il poeta chiama questa palude Stige, con il tristo e nero ruscello che scende ai piedi di questo tetro pendio. Il torrente Noci all'origine è diviso in due rami, il Noce Nero, questo nero ruscello, vedi, Certo, che infatti. Ah, nasce dalle sì. nevi del Corno dei Tre Signori, e il Noce Bianco, che nasce dal Cevedale. Chiaramente Cevedale, Corno, Noce Bianco, eccetera, sono i nomi attuali, no? Certo, certamente sì. Noi ricidemmo il cerchio all'altra riva, sovra una fonte che bolle e riversa per un fossato che da lei deriva. L'acqua era buia, assai più che persa, e noi, in compagnia dell'onde bige, entrammo giù per una via diversa. In la palude canome Stige, questo tristo ruscello, quando è disceso al piede delle maligne piagge grigie. Qui le anime sopraffatte dall'ira. Sospirando, covano rabbia nel fango nero, il noce nero, il quinto cerchio, iracondi e accidiosi. Lo buon maestro disse: Figlio, or vedi l'anime di coloro cui vinse l'ira. Costeggiando la palude, aggirandola, tra l'argine roccioso e l'acqua, si giungeva ai piedi di una torre, torre di visione, che è la prima che lui ha visitato entrando nella Val di Non, quella che ti ho Sì, fatto vedere. esatto. Così girammo della lorda pozza, grand'arco tra la ripa secca e il mezzo, con gli occhi volti a chi dal fango ingozza. Venimmo al piede di una torre al Dasezzo. Quindi al Dasezzo vuol dire finalmente. Cioè, quindi dico finalmente sulla via di Trento, dopo oltre 4 mesi di viaggio.
Territorio controllato da torri che alla loro sommità hanno un fuoco, comunicando tra loro attraverso segnali luminosi. Che era la modalità del tempo, no? Di segnalarsi. Esatto, e qui Ok. non dimentichiamo che lui dice grand arco tra la ripa secca e il mezzo. Qui abbiamo mezzo lombardo e mezzo corona. Certo. Io dico, seguitando, che assai prima che noi fossimo al piede dell'alta torre, gli occhi nostri andar suso alla cima per due fiammette che i vedemmo porre, e un'altra da lungi render cenno, tanto ch'appena il potea l'occhio torre. E io mi volsi al mar di tutto il senno, dissi: questo che dice? E che risponde quell'altro fuoco? E chi son quei che il fenno? Cosa significa questo segnale? E quell'altro cosa avrà voluto rispondere? Chi fa tutto questo? Chiede Dante alla sua guida. Ed egli a me: su per le succide onde già scorger puoi quello che s'aspetta, se il fumo del pantanno il ti nasconde. Virgilio risponde: lungo le acque torbide vedremo colui che stiamo aspettando, sebbene il fumo di questo pantano ancora lo nasconde alla nostra vista. Attraverso il segnale di avvistamento e segnalazione, chi a guardia dell'inferno avverte del nostro arrivo colui che conduce le anime in questo cerchio. In questo punto del fiume si rendevano disponibili zattarieri per traghettare chi diretto in città, seguendo la corrente del corso d'acqua. Ed ecco giungere la zattera e chi la conduce, Flegias, che accoglie Dante con il suo grido infernale. Finalmente sei arrivata, anima malvagia. Sotto il governo d'un sol galeoto che gridava: or sei giunta, anima fella. Flegias ha il compito di traghettare sull'altra sponda dell'Adige. Dante e Virgilio si lasciano così alle spalle quasi 4 mesi di faticoso cammino. E il pittore, giunto con la sua cronaca alla porta nord di San Martino, alle rocce della Predara, vede i corpi ancora appesi alla forca degli ebrei giustiziati ormai da oltre 2 mesi. Macabro monito di non procedere per chi in questo momento vorrebbe attraversare la città. Le guardie al servizio degli sporo sono sulle mura e l'ira, quel fuoco mai spento, il fumo del Pantan, affrescato nel centro di questo dipinto, travolge nuovamente Dante, riempiendolo di paura e di sdegno. Nell'alto del dipinto i cacciatori, armati di lance e aiutati dai cani, al suono del corno, braccano l'orsa e i suoi cuccioli. Le giornate si stanno accorciando, le campagne danno meno frutto, è ora di prepararsi all'inverno. E anche l'inferno ora si ritrae su se stesso, dopo essersi fortemente espanso. Il battito di questo cuore ora richiama attorno a sé le anime che vagano senza meta e senza scopo nella vita. Chi in preda all'ira, dopo essere violentemente esploso, implode su se stesso, iracondi e accidiosi. I cacciatori riportano così dall'affresco del toro quel pellegrino seduto immobile davanti alla chiesa della Deggia, nell'alto del dipinto, accanto all'orso del lago di Nembia. Vediamo ora nell'affresco del Sagittario il prete della Deggia, come Simone da Tono, il capitano delle valli di Non, Sole, Giudicarie. Tanto quanto chi di queste valli, pagano, non ha mai smesso di fare sacrifici ad Alus, il dio che loro adorano e che richiede sacrifici umani. Scesi da cavallo, gli accidiosi, armati di lance, sebbene covino rancore per chi nella valle ancora semina paura e distruzione, non hanno mai combattuto per fermare tutto questo. Il loro desiderio del bene è scarso, insufficiente. L'accidia è uno dei 7 peccati capitali. Mentre noi corravamo la morta gora, dinanzi mi si fece un pien di fango e disse: chi sei tu che vieni anzi ora? Quindi diciamo che già dal tono di voce vedi che si conoscono, no? Mentre percorrevamo questa palude stagnante, un dannato dice al poeta: chi sei tu che vieni all'inferno ancora vivo? E Dante, riconosciutolo: rimanici tu piangendo nel dolore, spirito maledetto, che io ti conosco, anche se sei tutto sporco. E Dio lui: con piangere e con lutto, spirito maledetto, ti rimani, chi ti conosco, anche se è lordo tutto.
Quindi vedi che si conoscono e qui stiamo parlando del periodo che Dante non ha voluto raccontare. Raccontare, ok, certo. Il pittore ritrae quello che nel mondo fu una persona orgogliosa. Non c'è nessuna buona azione che renda onore alla sua memoria. E difatti vedi che non ho trovato traccia, no, di Sì. questo personaggio. La sua anima è furiosa in queste paludi. Uomini che si credono in vita dei grandi re. Mentre qui all'inferno sono come dei porci nel fango, lasciando di sé un orribile ricordo. Per Dante, l'incontro con chi nella Val di Non lo aveva portato quasi ad abbandonare la sua missione, vedendolo poi trascurare il diario, note e appunti di questo viaggio. Qui fu il mondo persona orgogliosa, bontà non è che sua memoria fregi. Così, se l'ombra sua qui furiosa. Quanti si tegnon or lassù gran regi, che qui staranno come porci in brago, di sé lasciando orribili dispregi. Come dire che magari nel suo piccolo castello lui è un re, ma fondamentalmente non conta ben poco, giusto? Esattamente, esattamente. Ok. Grande il desiderio di Dante di vederlo sprofondare in questa palude. E io, maestro, molto sarei vago di vederlo attuffare in questa broda prima che noi uscissimo del lago. Perché noi ci stiamo dirigendo verso un lago, no? Geograficamente ora. Quindi, Sì. sì, prima di uscire da questo inferno, lui vuole vedere attuffare in questa broda. Prima di avvistare la riva di uscire da questo inferno, Virgilio promette a Dante che la sua richiesta sarà soddisfatta. È opportuno che questo desiderio sia appagato. Ed egli a me, avante che la proda ti si lasci vedere. Tu sarai sazio, di tal disio convien che tu goda. Come dire, aspetta a te che questo lo Lo sistemiamo sistemiamo. decisamente, anche perché probabilmente non contava poi così tanto, Sì, giusto? esattamente. No, ma poi se lo merita, è oniroso e Sì, quindi ha certo. preso a botte Pane per i suoi Dante. denti, Ecco, ecco. sì, proprio l'ha Ok. picchiato sui denti. Aspetta a te che adesso lo sistemiamo. Per il poeta fiorentino l'incontro con un uomo simile a Filippo Cavicciuoli, soprannominato Argenti, perché aveva il vezzo borioso di ferrare il cavallo con una ferratura d'argento. Era un uomo iracondo, bizzarro, alto di statura. Vedi che è molto alto anche a cavallo, Sì. no? Si dice aver preso a schiaffi persino Dante e i cittadini di Firenze, esasperati dal fatto che si aggirasse in città per le vie di Firenze a cavallo tenendo le gambe aperte, in modo da colpire in faccia qualsiasi persona capitasse vicino a lui, andarono a reclamare in comune, chiedendo che l'Argenti cavalcasse con le gambe più chiuse possibili. La richiesta venne accettata, ma Filippo sfrontatamente continuò a comportarsi come nulla fosse. Così, per il pittore di Torre dell'Aquila, vide gli sporo in queste terre, nulla teme e nessuna legge può vietare loro di mancare di rispetto a chiunque, prevaricando, irriguardosi, maleducati e violenti. A Filippo Argenti! Gli gridava la gente, il fiorentino, spirito di bizzarro. Quindi Dante ricorda che è stato preso a sberle, come è stato preso a sberle da Filippo Argenti. Certo, è Quindi comunque un personaggio che si fa che sbeffeggia, insomma, no? Le regole e fa quello che vuole fondamentalmente, quindi passa, fa vuoi vedere che gli è razzie. venuto in mente di chiamare Inferno la commedia proprio qui, magari. Ah, sì. Come dire, ti sistemo Ti io. lascio qua. 4 mesi di rabbia trascorsi come ospite da castello, in Val di Non e in Val di Sole. Ricordiamo che sono anche poco generosi, molto avidi, no? Quindi non avrà mangiato molto sto povero disgraziato. Ah, ho capito. Quindi anche fame, no? Tra genti rose o silenziose che covando rancori e vendette si sono spinti oltre le ingiurie e le offese verbali, arrivando persino a picchiare l'indifeso messaggero fiorentino. Comprensibile la rabbia che ora lo vede chiedere alla sua guida quale sia il destino in serbo per quel nonnes iracondo, che lo ha portato a gettare via ogni rigo, i fogli degli appunti di quei mesi, pervaso anch'esso dal fuoco d'ira. Contagiosa spirale di violenza l'ira che porta a compiere e a dire cose che nemmeno pensiamo o vorremmo fare. È bene allontanarsi da queste persone e proseguire. Si avvicina la città, chiamata Dite, con i suoi abitanti e con grande stuolo di diavoli. Dite, la città di Satana, gente cattiva in grande quantità. Un duomo con 225 colonne,
Era bellissimo il Duomo una volta. Sì. Eh sì, aveva intorno tutte queste colonne. Ma dai. Molto bella, sì. Ah, ma ci sono All'interno, testimonianze? beh, abbiamo, diciamo, nella facciata che dà a sud, la parete ancora ha i poggi, diciamo, in marmo, dove era appoggiata la tettoia. E Ah. dove c'era tutto questo chiostro che Ma circonda, dai. sì, erano all'interno le colonne, ma anche all'esterno. Il mercato vecchio, generoso, ai portici del Canton. Tu calcola che, ricordiamoci che la gente, la maggior parte del tempo, lo viveva per le strade, perché ti ho detto le Sì, case le erano case non... malsane, Sì, no? era meglio non Umide. starci Quindi, molto. esatto, la maggior parte della gente viveva per strada, quindi trovavi fabbri, trovavi ceramisti che facevano magari la brocca, Ho capito. qualche sarto, e poi trovavi ovviamente la frutta, la verdura, quindi tutto la cacciagione, se era possibile, e veniva venduta al mercato vecchio del Canton, che è dove tra l'incrocio, diciamo, che c'è via Suffragio, via San Marco e via Manci. E via San Pietro, quindi l'angolo, che c'è un bellissimo angolo cittadino proprio di Sì. una casa meravigliosa che è proprio chiamato El Canton, Sì, e lì vero, sotto questo lo so. trovavi la frutta, la verdura, cioè tu dovevi procacciarti il cibo ogni giorno, quindi non Certo, avevi modo ovvio, di chiaro. conservarlo, No, no? assolutamente. Quindi il latte doveva essere comprato fresco e lì c'erano tutti i contadini, chi vendeva le scale, chi vendeva gli arnesi, gli attrezzi per il lavoro, e quindi sapevano che il punto di riferimento era lì per poter comprare cibo e qualsiasi altra cosa. Due grandi vie, l'Imperiale dalla porta nord alla sud e la Reggia dalla porta Aquileia che va a quella del San Lorenzo. Alla festa del patrono, la notte è illuminata con fuochi di allumanno d'artificio, razzi che volano in cielo, lanciati dalla torre di Piazza del Duomo. Orti che si estendono fuori le mura di San Francesco, sino al Fersina. Perciò queste campagne sono dette paradisi. E lì abbiamo la zona, no? Che è chiamata Via Paradisi, insomma. Sì, è vero. Per la loro bellezza, lussureggianti di fiori e frutti. Un colle persino chiamato Goccia d'Oro per il Eh sì. sapore. Eh sì, abbiamo il parco, no? Il parco di Molto Goccia d'Oro, sì. esatto. Un colle persino chiamato Goccia d'Oro per il sapore e il colore aromatico che dà il suo vino. Le tante torri in città, minareti infuocati di eresia, blasfemo superare in altezza il campanile delle chiese. Solo il Duomo poteva essere la guglia più alta. Tomba di eretici Trento, accogliendo diversi modi di pensare, diversa fede. A breve, in città, sarà ospitato il concilio, che avrà il compito di dividere la Chiesa. Ma la piattaforma storica che partorirà quello scisma di eco mondiale sta già nutrendosi tra le vie e le case di questa piccola città. Incontro tra i popoli del nord e chi del Papa a sud. Cattolici e protestanti, oltre a creare nuove, innumerevoli sette. Sarà figlia di questo pensiero l'Inquisizione, la paura. In città chi di qualche setta libero pensatore, agnostico, patarino, valdese, francescano, albigese, epicureo, attraverso idee scismatiche arrivate dall'Oriente con le crociate, o nate da un diverso essere e agire come San Bernardo, San Francesco o San Domenico, considerate ate e pericolose. Rinchiusi in questo fuoco eterno, una moltitudine di case, tegole rosse, infuocate, una calca di anime, accusate di non credere a nient'altro, oltre che alla fisicità del corpo. Quindi abbiamo dentro anche San Francesco e altri, Certo. cioè, diciamo, in città c'è di tutto. Anche perché era una, comunque mi sembra di aver capito, era una città comunque di passaggio, no? Perché appunto si diceva c'erano le crociate, quindi queste moltitudini di persone che Che vanno da sud a transitavano, nord, da nord a certo. sud, quindi comunque era una città dove arrivava di tutto, Certo, le giusto? crociate siamo al periodo di Dante, diciamo, Sì, però con il però... periodo dell'Hinderbach, che è un Certo. principe vescovo umanista, quindi aperto anche a tante, diciamo, nuove culture, abbiamo proprio una città molto, molto aperta, diversamente dagli anni precedenti. Tenendo presente che magari il substrato non è un substrato particolarmente culturale, è ovvio che si sconfina nella superstizione, Sì. nell'attaccamento di idee, ma non ragionate, quindi si piglia un po' qua, un po' là e poi succede quello che succede, Esa insomma, giusto? esattamente, esattamente, hai ragione. Lo buon maestro disse:
Ormai, figliolo, s'appressa la città ch'a nome d'Ite, coi gravi cittadin col grande stuolo. Ed io, maestro, già le sue meschite la entro certe nella valle cerno, vermiglie come se di foco uscite fossero. Ed ei mi disse: il fuoco eterno che entro la foca le dimostra rosse, come tu vedi, in questo basso inferno. Quindi abbiamo proprio queste torri, no, che spiccano in altezza, blasfeme, addirittura quasi raggiungendo il Duomo, che era proibito costruire una casa più alta E del tu mi dicevi Duomo. appunto che queste case torri erano legate ai vari nobili, nel senso che Li avevano, erano di proprietà dei nobili della Val di Non e della Val Giudicarie, che che volevano probabilmente assolutamente avere un presidio all'interno della città, perché volevano il potere all'interno esatto, della e città. innalzandolo era come dire io Certo, conto di era una più. sfida, Sì, una bella sfida, era una sfida. certo. Poi abbiamo nei sotterranei, questo diciamo è uno studio che ho fatto con il mio primo libro, diciamo tutte queste torri, proprio queste torri in muratura, queste costruzioni in muratura, sembrerebbe che Trento fosse stata costruita palafitticola. E quindi abbiamo diciamo, tutta una città sotterranea che collegava queste torri a qualche chiesa. Quindi abbiamo tutto sotto uno scambio illecito di merci, di armi, di incontri. Incontri Esattamente, quindi segreti. diciamo, da torre a torre. Ah, ma Ecco pensa a perché, te. ad esempio, la contrada di Borgo Nuovo, che Sì. sarebbe l'attuale via San Vigilio, l'attuale, diciamo, via Mazzini, rimane all'interno delle mura, Ho non capito. è all'esterno delle mura. Una volta, diciamo, la Porta Veronensis era, diciamo, in prossimità dell'attuale Duomo, e l'attuale Duomo si diceva che era stato costruito fuori delle mura, perché non era un Duomo una volta, ma era un'altra chiesa, diciamo, con Ho delle capito. sepolture. Ma in tutti i secoli, diciamo, che sono susseguiti, abbiamo Trento con la cinta muraria che ingloba Borgo Nuovo. Borgo vuol dire un presidio di case che è fuori le mura. Perché si chiama Borgo Nuovo? Perché in base agli studi che sono stati fatti anche nel sottosuolo, abbiamo tutti diciamo, i tre quadranti della città che hanno subito degli incendi. Borgo Nuovo invece aveva dei sotterranei, delle vie segrete nascoste sotto, che non hanno subito il fuoco. Perché? Perché ovviamente sia diciamo chi della Val di Non che chi della Val Giudicarie, che hanno sempre voluto prendere il potere in città, ogni tanto cosa facevano? Se non c'era il San Bernardino di turno, il San Simonino di turno bambino da uccidere, gli ebrei di turno da condannare e depistare l'opinione pubblica in questo modo, facevano un incendio. E quindi avevano tutto il tempo di fare i loro porci comodi, come hanno sempre fatto. È stato Quindi sì. la storia del Simonino, purtroppo l'evento, la cronaca del Simonino con Nerone l'uccisione. non insegna. Nerone insegna. Esattamente, quindi abbiamo la cronaca del Simonino e il massacro degli ebrei, non sono altro che una delle tante volte che loro hanno cercato di distogliere l'opinione pubblica per farsi i loro porci comodi e prendere il potere E in prendere il città. potere in città, certo, E ogni volta ce l'hanno ok. fatta. Ma a parte che comunque a Trento si sa che c'è sotto la città romana, sotterranea, c'è comunque, no, ci sono le Certo, pavimentazioni, abbiamo eccetera. delle bellissime, diciamo, scorci dove abbiamo potuto salvare o trovare qualcosa, e quindi Trento ha tutto un livello sotterraneo proprio che Esatto. una volta era, diciamo, usato. Bene, allora, il profondo fossato davanti alla porta di San Martino, nel borgo appena fuori le mura, sbarra il passo. Dopo aver largamente aggirato le campagne di Campo Trentino, le guardie sulle mura non hanno nessuna intenzione di aprire la porta. E il demone, che qui conduce le anime e ha traghettato Dante e Virgilio, ora è giunto alla porta, grida: uscite, qui è l'entrata. Noi pur giungemmo dentro alle alte fosse che vallan quella terra sconsolata. Le mura mi pareva che ferro fosse. Non senza prima far grande aggirata, venimmo in parte dove il nocchier forte. Uscite, gridò, qui è l'entrata. I porcari conducono i maiali al canton, al mercato dentro le mura. Dopo aver radunato, sia nelle giudicarie come in Val di Non e Sole, bestie ingorde in cerca di erba grassa sempre verde.
Porci che hanno lasciato i loro recinti, scappando al contadino che li accudiva. Una volta allontanatosi dal proprio campo, il maiale poteva essere catturato e diveniva proprietà del porcaro. Questi ne poteva disporre la vendita e la macellazione. Per descrivere meglio la simbologia che Dante qui trascrive, dovremmo leggere il Vangelo di Pietro. Maiali che si sono lasciati attanagliare e vincere dal peccato. La loro condizione finisce per essere peggiore della prima. Il maiale che era stato lavato è tornato a rotolarsi nel fango. Servi di un vizio, rinchiusi in un cerchio infernale, quegli uomini ora, allontanatisi da quel recinto per sfuggire alla loro condanna, sono condotti dall'ira sin qui. Perché tu magari sei nel girone della gola, no? Però hai, a un certo momento ti esplode la rabbia e quindi ovviamente vieni preso dall'ira e quindi arrivi, diciamo, in questo affresco qui, in questo cerchio dell'inferno. Chiuser le porte, quei nostri avversari, nel petto al mio signor. Mille diavoli a guardia delle mura non permettono a Dante di entrare. Le guardie dello sporo vietano al pittore, come vietarono all'imperatore stesso, l'ingresso in città. L'imperatore che in persona venne a sfondare la segreta porta, la porta dell'inferno, e a bruciare più volte le mura di Trento. Questa loro arroganza non è nuova. Negano l'accesso alla città dolente. Chi m'ha negate le dolenti case? Questa loro tracotanza non è nova, che già l'usaron a men segreta porta, la qual senza serrame ancor si trova. Gran puzzo di morte e putrefazione avvolge Trento. Non si entra senza forzare la volontà di questi demoni. E qui c'è una bellissima parte proprio che ho lasciato, diciamo che non ho scritto, ma consiglio di rileggere la Divina Commedia perché si ritrovano, diciamo, delle parti molto belle della città, sì. Cioè, nel senso Questa che è descritta la città di Trento? no, diciamo, descrive il comportamento, ci sono le furie sulle mura, quell'attacco, diciamo, e sarebbe bello proprio per capire un po' il carattere delle persone di allora. Ah, ho È capito. molto interessante, però diventava lunghissimo, no? Questa palude che il gran puzzo spira cigna d'intorno la città dolente, un non potremmo entrare ormai senza ira. Quindi comunque l'ira te la porti dietro, no? Vabbè, Perché chiaro, a Dante non certo. è che è passata la storia che questo gli ha messo le mani addosso, capito? E Certo. dice, vabbè, proseguo perché ma il maestro gli ha detto che comunque l'altro prima o dopo lo sistemano. Però c'è ancora un po' incazzato, Certo. quindi non è che gli è passata proprio, eh? Ma anche perché poi è difficile, no? Cioè, nel senso che umanamente, L'ira quando deve chiedi, eh sbollire. sì, ha bisogno del suo tempo e a volte la covi, no? Ti rimane dentro comunque in qualche Sì, la deve maniera. sbollire, quindi senza ira non Sì, entri ma in anche città. passarci sopra, non è che è facile passare sopra le cose, spesso e volentieri, effettivamente, no? Per È un cui, viaggio, è eh un sì, viaggio all'interno delle nostre sì, anche debolezze. prendere una decisione, nel senso che ci vuole la consapevolezza di lasciare andare le cose a un certo punto. Esattamente, quindi o procedi e vai avanti nel tuo viaggio oppure stai fermo lì ad arrabbiarti, a Esatto. discutere, a Cioè, picchiarti pensa anche. quante persone sprecano tempo della propria vita in vendette, no? Cioè, proprio a un E certo punto difatti rimanere fermi lì. Filippo Argenti, che fa questo giro, questo grande giro, diciamo, per tutti gli affreschi, ed arriverà nell'affresco successivo, fa un giro enorme per cercare coalizioni, per cercare Sì, lo appoggi, no? immagino. Per suffragare questa sua ira. Certo. Lui butta via tantissimo tempo Esatto. proprio e arriva nel girone dei violenti. Ah, È ecco. perché poi la rabbia ti fa Si fare questo. trasforma in violenza, Si ovvio, trasforma in certo. Sì, violenza. perché vuoi vendicarti. La vendetta è sempre violenta. Quindi arriviamo, diciamo, dove uccidono, Certo. dove ti uccidi. Quindi c'è proprio man mano che questa persona cammina nell'inferno, arriva a gironi, a cerchi sempre peggiori. Sì, sempre più. Sì. Sì, che fanno commettere cose che ti allontanano sempre più da quello che è il senno di Dio, no? Certo. Ecco. Dalle acque fangose dello Stige si sente arrivare improvvisamente un gran frastuono che fa paura, per il quale entrambe le sponde, la Val Giudicarie e la Val di Nonnesole, iniziano a tremare.
Un vento impetuoso colpisce la selva e senza alcun riguardo la schianta a terra, la batte e trascina via i rami. Procedendo assorto e superiore, tra la polvere, facendo scappare belve e pastori, giunge sotto le mura, davanti alla porta, un uomo. Qua potrebbe essere, sembrerebbe quasi la descrizione di un forte terremoto. Probabilmente, magari c'è stato anche accompagnato da un evento così. Sismico. E già veniva su per le torbide onde un fracasso d'un suono, pien di spavento, per cui tremavano ambedue le sponde, non altrimenti fatto che d'un vento impetuoso che gli avversi ardori, che fier la selva, e senza alcun rattento li rami schianta, batte, porta fuori. Dinanzi polveroso va superbo e fa fuggir le fiere e i pastori. Le anime iraconde fuggono da lui, che avanza attraversando lo stige, piedi asciutti, tutto questo inferno non lo infanga. Con il ramo, con la mano sinistra, scaccia la puzza da sotto il naso, la sua devozione è tale, assorto nel compito assegnatogli, che questo sembra essere il suo unico fastidio. Vid'io più di 1.000 anime distrutte fuggir così dinanzi, adunque al solo passo passava Stige con le piante asciutte. Dal volto rimovea quell'aere grasso, menando la sinistra innanzi spesso, e sol di quell'angoscia parea lasso. Per il poeta fiorentino un angelo, un messaggero di Dio, per il pittore un pellegrino, un uomo buono. È stato mandato da Dio. E Virgilio fa cenno a Dante di inchinarsi a suo passaggio in segno di rispetto e riverenza. Ben m'accorsi che egli era dal cielo messo, e volsimi al maestro, e quei fe segno che stessi cheto ed inchinassi ad esso. Sdegnato di tutto questo inferno, quest'uomo aprì la porta, toccandola con un ramoscello senza incontrare opposizione, e dice: O voi che il cielo ha scacciato, gente cattiva! Da dove traete origine di questa vostra alterigia? Perché vi opponete a quel volere che non può mai non andare a buon fine e che tutte le volte questo vostro comportamento ha accresciuto le vostre pene? A cosa serve opporsi al destino? Cerbero, ricordate bene, porta ancora il mento e la gola spellati per questo. Ai, quanto mi parea pien di disdegno, venne alla porta. E con una verghetta la perse, che non v'ebbe alcun ritegno. Oh, cacciati dal ciel, gente disfetta! Cominciò egli in su l'orribil soglia. Ond'est oltracotanza in voi s'alletta? Perché recalcitate a quella voglia a cui non puote il fin mai esser mozzo, e che più volte va cresciuto d'oglia? Che giovane la fate dar di cozzo? Cerbero vostro, se ben vi ricorda, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Questo riferimento qua, cosa vuol dire? Ma a dire la verità volevo saltarlo, però diciamo che Perché ce lo Cerbero, racconti dopo? no, perché mi sembrava un po' sconveniente, però diciamo che Cerbero lo trovi nel girone della gola e ci siamo appena allontanati dal girone della lussuria. Dal girone della lussuria noi passiamo al girone della gola e troviamo questa simbologia che è Cerbero, questo cane a tre teste, che sono la contessa d'Arco, e la Doro, Doro, Dorotea, e il Barba Blu. Reifer, Barba Blu, esattamente. Ma non, cioè, la pelle femminile è molto più sensibile, è molto diversamente, un uomo è sempre con la barba, o comunque rasato con una barba più pungente, no? E quando tu fai all'amore ti rimane tutto il mento e il gozzo rossi. Ah, ok, in quel senso là, ho Tu sei capito. uscito dalla lussuria e ti avvicini alla gola, diciamo, ma ancora il mento e il gozzo sei tutto ancora arrossata. Ah, ho capito. Quindi ancora non gli è servita questa lezione, come dire, ti allontani dalla lussuria, vai nella gola, cioè ancora non hai imparato la lezione, che devi aprire questa porta al cuore, no? E volevo saltarlo, ma visto che me l'hai chiesto. No, che sennò sembrava una cosa che non aveva molto senso, no? Cioè, però Beh, spiegata così, diciamo che non volevo scendere in particolari, ma qualsiasi, Scabrosi. diciamo, innamorata che bacia, allora magari una Appassionatamente, un uomo che non si è appassionatamente, sbarbato bene. ecco, diciamo che tra Ok, marito e forse moglie magari quello. sta cosa non accade, ma se tu ti ricordi le cose da fidanzati,
Hai sempre No, il mento rosso magari uno spellato. si fa la barba. Ma se anche se la Bene. fai, tu hai un uomo, diciamo, virile che punge, e tu hai tutte le labbra e il mento scorticati, che Ho rimangono per capito. giorni senza Ho pelle capito. anche. Torniamo avanti, procediamo, entriamo a Sì. dite. Lascino sotto i commenti, casomai, sotto il video, le persone per Ok. dirimere questa questione. Ok, andiamo Allora, avanti. poi tornando, vedi, volevo saltarlo, no? Poi tornando per la strada dalla quale è giunto senza rivolgere parola alcuna, rimanendo concentrato e raccolto nel compito assegnatogli, se ne va. Poi si rivolge per la strada lorda, non fe motto a noi, ma fe sembiante domo, cui altra cura stringa e morda che quella di colui che lì è davante. E noi movemmo i piedi in ver la terra, sicuri appresso le parole sante. Dentro l'intrammo, senza alcuna guerra, e io che aveva di riguardar disio la condizione che tal fortezza serra. Cioè, qui Dante è curioso, no? E cioè, voleva entrare in città, quindi ora finalmente è curioso di vedere quale condizione questa fortezza racchiude dentro se stessa. E anche il perché probabilmente gli sia così reso difficile l'accesso, no? Nel senso Certo, che questi proprio non è vogliono curioso, finalmente assolutamente. dopo mesi di viaggio lui giunge a Trento, Vabbè, quindi. insomma, è lì che deve andare, deve parlare con questa persona che sembra che tutti non gli lasciano incontrare. Esatto. Figuriamoci, dice, adesso voglio proprio capire perché. Certo. L'arrivo inaspettato di questo uomo di Dio ha fatto allontanare tutti i demoni che erano appollaiati sulle mura e erano al controllo della porta. Il pittore lo raffigura vestito da pellegrino, con mantello e un abbigliamento tipico di un uomo di umile condizione. Proviene da San Romedio e le guardie al servizio degli Sporo gli permettono di aprire la porta. Ricordiamo che comunque San Romedio è anche in Val di Non, no? Quindi gli Sporo sono nonesi. Ah, ok, La quindi sua, probabilmente ma aveva. O probabilmente lo amavano anche, quindi era una lo persona rispettavano. così buona. No, no, il rispetto è una parola forse più di gerarchia, diciamo. No, proprio gli volevano bene. Ah, E ok. quindi sanno che è una persona buona e gli permettono di aprire la porta. Ho Si capito. allontanano, non aprono loro non si abbassano, ma allontanandosi permettono a lui di aprire la Ho porta. capito. Quindi diciamo c'è una persona che in certo qual modo intercede sia per gli ebrei che Ah, ho per il capito. Simonino che per il periodo del Dante, diciamo. La sua bontà deve essere stata tale da superare ogni tipo di resistenza. Sai, alle volte capita, no, che arriva una persona così buona che anche gli animi più feroci a un certo momento si calmano, si chetano, Ho perché capito. l'amore verso quella persona, il rispetto, e gli fa ragionare. È Sì, 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 vero che sì. l'ira ti travolge, ma è vero anche che la bontà è anche Certo. forte, e quindi non dimentichiamolo, no? Perché molte volte il buono è silenzioso Sì. e quindi passa in seconda linea, ma ce ne sono tantissime delle persone buone e silenziose. Certo. Se vogliamo guardare più in profondità di quanto scritto o dipinto, vedremo che delle 10 porte che sul sentiero sacro si devono attraversare, questa è l'unica sbarrata, chiusa. Le 9 porte del corpo, narici, orecchie, occhi, bocca e le 2 inferiori che conducono l'uomo nel mondo, permettono di ascoltare, annusare, gustare, portare e percepire, assimilare ciò che abbiamo attorno. Diversamente, la 10ª porta, l'ashna, è tenuta chiusa da tanti demoni, la mente, che vietano di poterla aprire. Solo a un uomo buono, un uomo mandato da Dio, è permesso di aprirla. Non si abbandonano non si attraversa la città di Trento se non si apre la mente e si abbandonano le eresie. Si giunge in paradiso soltanto grazie all'intercessione di un uomo mandato da Dio. Un pellegrino che è ritirato in preghiera all'eremo, dedicando la sua vita al Signore, ha chiavi per poter aprire questa porta, umiltà e amore. Non è affatto semplice essere umili, e chi lo diviene cela maggiormente questo dono, consapevole che il merito non è suo, ma di una realtà superiore. Dante e Virgilio, nel fango, con il pittore, i maiali e i porcari, entrano così in città, vedendo il poeta volgere lo sguardo tutto attorno, curioso di vedere finalmente le anime rinchiuse in questa fortezza. Filippo Argenti, trovato la porta chiusa, in preda all'ira, allontanatosi, risale la Predara, la cava di roccia dietro il castello del Buon Consiglio.
accompagnato da una donna armata di ira anch'essa, non abbandonando l'intento di entrare in città. L'ira lo condurrà lontano, esplodendo, incontrollata, e il pittore descriverà questo suo vagare nel prossimo affresco, il Capricorno. Bene. Abbiamo finito. Ah. Allora torniamo a monitor. Ok. Aspetta che mi sono persa. Vediamo se riesco a chiudere. Oh, si è bloccato. Pazientate un secondo. Eccoci, insomma, l'ira, ragazzi. L'ira, abbiamo avuto una coda, diciamo, di lussuria che ancora non era Non chiara, era ancora molto chiaro, esatto. Ma poi irriguardosi verso il santo, perché abbiamo sì. questo momento del santo. Esatto. Quindi, beh, insomma, cioè, allude anche appunto alle vicende stesse di Dante in È questo quello che viaggio lui, molto. ma il suo diario è un Diario diario di viaggio, personale, no? Quindi certo. Dante avrà avuto a che fare anche lui col mento sgozzato di qualche fanciulla, no? Un po' spullato, Ecco, quindi si è quindi lasciato anche lui si è trascinare. lasciato trascinare probabilmente perché siamo passati dai castelli e comunque dalla zona della lussuria, e quindi sicuramente in qualche corte qualche ragazza avrà esagerato. Quindi era un bel uomo, Vabbè, sapeva leggere, scrivere, rivestiva giusto, comunque una vero. posizione. Quindi E magari anche perso del tempo. Magari sì. No, adesso stiamo cadendo nel beautiful. però non è poi Rimaniamo alla così, non è storia. poi così fuori luogo, perché No, lui, certo. diciamo, descrive queste cose come vissute, e Certo. quindi è caduto nella lussuria, è caduto nella gola, perché quando sarà stato da Ciacco, se sono diventati anche un po' così intimi, Ah in beh, un certo certo, sì. modo si sarà fermato a mangiare, ma non una Certo. volta. Sì, spesso Chissà come e volentieri. cucinava Ciacco, Come? quindi. Esatto. Rischiava anche lì di fermarsi, no? In un E certo anche a buttare sulla senso. pancetta, perché poi ricordiamo che quando lui arriva da Ciacco si è fatto tutta la Val di Non senza mangiare, Ah beh. perché in Val di Non, essendo avidi, non ha Sì. preso tanto cibo, quindi probabilmente da Ciacco. Ecco, cosa che magari oggi la Val di Non invece è molto ospitale come Ma valle, ci no? mancherebbe altro, stiamo parlando di Di una. situazione particolare, di un momento storico particolare, di una. Stiamo parlando del fatto che Dante rimarca che quella zona là è molto avida, ecco, quindi stiamo al diario di Dante. Certo, è Quindi molto chiusa, quindi ogni castello per i fatti suoi, cioè non c'era questa comunicabilità e anche grande. coesione tra le varie. Ecco, quindi Dante sottolinea questa cosa che probabilmente in Val di Non non ha avuto, sono avidi, lo dice, e quindi non ha avuto questa grande ospitalità. Se non mangi all'interno del castello, fuori sti poveracci non hanno, saranno generosi, ma non hanno di che darti da mangiare, perché se loro stessi non danno da mangiare a Dante, di sicuro non danno da mangiare ai loro servi, Ah beh, chiaro, li tengono certo, molto molto ristretti. ristretti. Quindi, invece, diversamente, arrivando verso il Lodron, abbiamo la prodigalità, no? Quindi abbiamo chi sperpera, e Esatto. quindi diversamente lì trova Ciacco e Ale. riesce a mangiare. Ecco, si Esatto, si abbuffa e quindi arriva abbuffa. in questo girone della gola. Esatto, quindi rifocillato scende di nuovo verso Trento e appunto Passa incontriamo la questo. palude dello Stige, Esatto. quindi dalla palude dello Stige la pianura della Piana Rotaliana si avvicina alla pianura della Valle dell'Adige. Arriva questo diciamo, dalla Rocchetta vengono, diciamo, tritati, schiacciati dentro, portati dentro questi animali che abbiamo visto, queste anime che ancora si erano fermate un po' qua, un po' là per tutto questo inferno senza compiere opera. Allora, a un certo momento, questo cuore implode, esplode, richiama a sé questi fannulloni spirituali. Ok, sì, perché non lavorano su se stessi, Chi si è quindi. fermato in un giro, in un cerchio o nell'altro, ma non era servo di quel cerchio, altrimenti servo di quel cerchio rimaneva là, Rimane lì, e anche il certo. signore di quel cerchio. Queste erano anime scappate da qualche recinto e quindi vanno riportati a rifare questo giro, ricollocati, quindi tornano a Trento e poi avranno modo di nuovo di rifare, perché vediamo abbiamo la concezione, diciamo, dell'inferno immobile, no? Fisso, e invece è qualcosa di fluido che permette non solo di girare attraverso l'inferno, ma anche di accedere al purgatorio e al paradiso. Ah, ho Quindi è capito. qualcosa, diciamo, che però poi dal paradiso tu puoi ripiombare Ho anche capito. all'inferno. Quindi è qualcosa, è una strada.
è una strada, un campo dove tu lavori, oppure un campo dove tu fai ozio, oppure ti siedi, diciamo, convinto di essere già arrivato a meta. Certo. E quindi abbiamo queste anime che, se non si comportano in un certo modo, vanno educate, educate da una spinta superiore, Ho da un capito. qualcosa, ma tu dici, ma chi me lo fa fare? Io mi imbuco da qualche parte, Sì, me nessuno ne mi vede. approfitto e vivo tranquillamente, non sono costretto a essere servo. Cioè, ma no, è come la spinta di, adesso non voglio sembrare blasfema, ma per porti un paragone, perché queste anime si avvicinano alla sponda dell'Acheronte, si accalcano, no? La sponda Sì. dell'Acheronte e vogliono traghettare, cioè vogliono andare all'inferno. Perché vogliono andare all'inferno? Perché prima entrano all'inferno, prima hanno modo di decantare e di pulire tutti questi loro errori. Di vederlo in faccia forse anche, no? Anche, e quindi poi pian piano accedere se è possibile al purgatorio e poi finalmente se è possibile al paradiso. Ma è la stessa identica cosa di arrivare sulle sponde dell'Acheronte, riuscire a traghettare e di accedere all'inferno, è come quando tu vedi arrivare il metrò. Quando tu vedi arrivare il metrò, vedi arrivare l'autobus, no? Vedi arrivare il metrò, tu sai, non puoi fare nulla sotto nella stazione della metropolitana, che fai? Cioè tu devi assolutamente saltare su quel treno e quindi iniziare questo viaggio che Ho capito. deve portare. Quindi è la stessa, la loro frenesia è proprio data dal fatto che prima iniziano e prima termina questa sofferenza. Ho capito. E quindi c'è questa, per alcuni, questa crescita spirituale, per altri non così tanto. Dipende da quanto uno è disposto a lasciare. Quindi Dante avrà lasciato delle bellissime cortigiane, Ah, ok. Dei che bellissimi manicheretti, dei buonissimi. buonissimi manicaretti, Delle comodità. sì, quindi ha dovuto lasciare tante cose. Ora deve lasciare, cominciamo a lasciare qualcosa, passiamo a dei vizi ancora più profondi, più pericolosi, quindi deve lasciare l'ira. E quindi cominci a lavorare molto più su te stesso, no? Perché il cibo, la lussuria, sono comunque delle cose blande in confronto all'ira. Ma ora ci stiamo addirittura addentrando nella città di Trento, dobbiamo lasciare mille meccanismi mentali, mille eresie. Quindi già cominciamo a combattere contro la nostra mente. E usciti dalla Trento Sud, nel prossimo pannello che vedremo, usciremo, diciamo, attraverseremo la città di Trento e usciremo a sud. E lì, essendo diciamo, la zona sconnessa, perché stiamo arrivando alla ruina. Alla ruina, quindi vedremo, è la famosa ruina dantesca, che collocano qua, geograficamente, diciamo, il nostro territorio, la colloca a Marco di Rovereto, Sì, ma infatti c'è anche non è l'apide. corretta, non è corretta. La ruina è Quindi proprio Marco di Rovereto saranno veramente dispiaciuti, ma. la ruina dantesca è proprio, diciamo, attigua alle mura sud della città di Trento. E noi stiamo per vedere, un paese che è sotto la montagna dei Gemelli, dell'affresco dei Gemelli, quindi il Sì, pannello che avevamo dell'affresco dei lasciato, Gemelli, sì. Monte Bondone, aveva un conoide franoso Sì. che ha creato una ruina. E si chiama ruina quel Ah, paese, si chiama ravina, beh, certo, si chiama ovvio, ruina sì. proprio. Ed era successo in quel momento lì? No, 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 molto prima. molto, molto Ok, prima. E quindi Dante sta guardando quel conoide franoso, la ruina. Vero che mentre si fermano per la fatica di camminare sopra il selciato, che è un ex greto del torrente che ancora passa sotto le mura della città, però ovviamente sono ciottoli enormi, il maestro gli dice: fermati un attimo. Ora che stiamo uscendo, ti voglio spiegare dove andiamo. Quindi si addentra in questi vizi ancora più profondi dell'animo umano, no? Perché ti ho detto la gola, la lussuria sono comunque ancora vizi minori. La pigrizia proprio. Invece adesso già lasciare l'ira, lasciare l'eresia attraversando Trento, comincia, diciamo, nella zona dove adesso è il settimo cerchio, quindi abbiamo la violenza, no? Arriva l'ira e quindi Certo. arriva Filippo Argenti e quindi abbiamo questa ira che travolge e quindi abbiamo l'ira che diventa violenza, quindi abbiamo i predoni, gli assassini, i suicidi, i sodomiti, gli usurai, abbiamo tutta una serie di bestemmiatori, una serie di ira che si diventa Che si violenza. manifesta.
che si manifesta, che si concretizza, che comincia, diciamo, ad aggredire l'altro o addirittura la stessa persona se tu sei un suicida. Ma Virgilio gli dice: guarda, arriveremo, stiamo per arrivare alla ruina, e lì, guardando, diciamo, simbologicamente oltre anche le montagne, è vero che abbiamo sia Marco di Rovereto che Drena, la zona dissestata di Drena che abbiamo attraversato entrando all'inferno. Arrivando. Quindi anche quella è una grande ruina, quindi non è poi così sbagliato la ruina di Marco. E dobbiamo ricordare anche che al tempo la ricchezza era data dalla terra. E una terra come una ruina non ti dà nulla, certo. Non la puoi coltivare, non ti dà prodotto. Ricordiamo che appunto era tutta quella zona dove era implosa questa montagna, dove comunque c'erano tutti questi sassi, dove comunque effettivamente non cresce nulla. Esatto, okay. Esatto, non c'è modo proprio, farà forse un alberello, un arbusto oggi, ma in mezzo a questi sassi desolati del nulla, certo. C'è proprio un aspetto lunare. E quindi adesso Virgilio spiega a Dante: vedi, ci avvicineremo, e gli prospetta il viaggio che stanno per fare negli ultimi due cerchi dell'inferno, solo nel settimo cerchio dei violenti, ma ora ci stiamo avvicinando all'ottavo cerchio, a Malebolge, e poi arriveremo addirittura a Lucifero, e lì abbiamo i vizi ancora più brutti, perché abbiamo il tradimento. A Malebolge abbiamo chi tradisce persone con le quali non è legato in una sfera di rapporto personale. Può esserci, che ne so, la persona che lavora in un ufficio statale, in un certo qual modo ti tradisce, ma non ti conosce personalmente. Diciamo, quindi il tradimento, sì, oppure abbiamo il falsario, no? Lo sgarbo, ma non diretto a te. Generale, diretto, diciamo, alla comunità. Il falsario, quando falsifica le monete, non pensa di tradire te personalmente. Certo, però se ti capita una moneta falsa... Ti ha tradito. Quindi abbiamo una serie di traditori a Malebolge, nella grande sacca nelle grandi sacche del male che circondano un importante castello di quella zona, che poi vedremo raccoglie valli molto, diciamo, un territorio molto largo. Difatti lui dice le 10 sacche del male, no? Quindi abbiamo proprio Malebolge che raccoglie intorno a sé questo grande territorio. Okay. Fino ad arrivare a un altro famoso castello dove troveremo Lucifero. Allora lì Dante fa fatica. Non solo troveremo, diciamo, questi nobili e li avremo al pettine, e quindi tireremo i nodi al pettine, e quindi vedremo chi è coinvolto personalmente in questo tradimento. Ma con questi nobili Dante aveva anche stretto un rapporto di stima, di rapporto, perché li aveva di affetto. Tutti conosciuti, quindi sono tutti personaggi con cui aveva, come dire, che abbiamo conosciuto bene o male in un modo o nell'altro, con cui probabilmente aveva già avuto dei contatti. A Malebolge, stringe dei rapporti con queste persone, ma più di tanto non ha un rapporto personale, quindi le conosce, sa chi sono, quindi sa chi è il falsario, sa chi è l'ipocrita, sa chi è l'adulatore, quindi sa queste sfere. Li riconosce, ma non c'è un rapporto personale di affetto. Diversamente, quando lui arriva nell'ultimo cerchio dell'inferno, il più profondo, quando arriviamo proprio al ghiaccio del lago di Cocito, quindi lui riconosce Lucifero, gli vuole bene, era legato d'affetto a queste persone, perché c'è il tradimento delle persone a te care, perché la cosa peggiore che uno può fare non è tradire, ma è tradire chi ami. Quindi siamo nell'ultimo girone dell'inferno e lui lì trova nobili e signori con i quali non solo aveva stretto accordi, ma che aveva creduto amici, al quale si era affezionato, del quale aveva stima, aveva, diciamo, creduto di aver, perché è tradito, quindi creduto di aver stretto con loro un accordo, non solo di un accordo, diciamo, scritto per raggiungere la missione per cui è stato mandato, ma anche un rapporto personale. Li ha lasciati abbracciandoli, li ha lasciati baciandoli come Giuda, e quindi ha ricevuto il bacio di Giuda. E quindi lasciare l'inferno è difficile, difficile, perché tu devi lasciare alle spalle queste persone che ami. Certo. È vero che ti accorgi che sei tradito,
È vero, ma non hai più la rabbia perché l'ira l'hai già lasciata, no? Quindi C'è quando la arrivi delusione. c'è l'amore perché tu passi in purgatorio quando ami. E quindi arrivare già a entrare nella città di Trento è un atto in cui hai ancora ira, ma la stai lasciando. Quando arrivi nel girone dei violenti, devi stare attento nel non cadere nella violenza. Ma quando cominci ad arrivare agli ultimi gironi dell'inferno, fai fatica, perché man mano che lui attraversa questi vizi, ne è coinvolto anche lui, li prova sulla sua pelle. Ma li deve lasciare. Difatti, ora che arriveremo al girone dei violenti, dove è descritto c'è anche la figura dell'usuraio, ricordiamo che abbiamo detto nei video precedenti che si ipotizza che il padre di Dante facesse il lavoro Ah, giusto, è dell'usuraio. vero, sì. Quindi lui non riconosce questa figura, non riesce a capire cosa il maestro, perché il maestro gli voglia dire, voglia mettere l'usuraio nel girone dei violenti. Fa fatica proprio, glielo deve spiegare più volte. Alla fine, addirittura, quando si allontanano, arrivati alla ruina dantesca, devono salire in groppa a Gerione. È bellissimo il modo come spiega questo mostro, diciamo, alato. Dante non ha capito ancora la figura Sì, non dell'usuraio e capisce. si rigira a guardare il carro dell'usuraio. E insomma Virgilio dice: vieni, vieni, Lascia perdere. cioè vieni Ok, via, perché tipo. tanto, come dire, lo capirai dopo forse, no? E mentre si sta allontanando, probabilmente Dante comincia a capire questa figura. Non l'aveva capita, perché era così, faceva così parte di sé, della sua infanzia, della sua vita, che non riusciva a capirne il male di questa figura. E qui nel prossimo affresco che leggeremo, bellissimo, abbiamo Sì, perché si tende anche a perdonare, no? Chi si vuole bene, anche se sai che sta commettendo delle cose sbagliate, tendi a minimizzare quello che sta facendo, no? soprattutto per chi esce dall'inferno, perché uno che è vittima dell'inferno o padrone dell'inferno, no, ma uno che ha deciso di attraversare e passare oltre questi vizi, Certo. deve per forza sviluppare amore. E soprattutto non può chiudere gli occhi. No, perché i vizi li devi riconoscere, perché l'importante è quando tu arrivi alla fine del purgatorio e quando dovrai accedere al paradiso, non solo devi aver lasciato tutte queste cose, ma devi sapere che non ti possono richiamare, perché se ti richiamano tu torni Ah, all'inferno. beh, certo, ovvio. Quindi non ti devono più far gola, non ti deve più far Certo. gola la lussuria, non ti deve più far gola la gola, la pigrizia l'hai già lasciata, ovviamente per questo viaggio è già iniziato, l'ira, ma attenzione, perché il paradiso si può perdere, Eh beh, quindi è un certo. attimo che noi riprendiamo, Certo. quindi è veramente un lavoro costante, come quanto è quello di coltivare un campo. Quindi se tu vuoi mangiare tutti i giorni, Eh beh, tu, certo. il Tutti i contadino tutti i giorni. giorni deve lavorare il Certo, lui campo, devi acqua. anche nei momenti di inverno e quindi di grande fermo, che sei a Certo. gelo, c'è cioè comunque un lavoro, cioè un lavoro magari all'interno di te stesso, nel confezionare i cesti, negli arnesi di lavoro, c'è sempre un lavoro che poi è finalizzato a concretizzare il cibo, questo Certo. cibo dell'anima, ecco, che è fatto di virtù. Di Certo. virtù e in cui i vizi non fanno altro, come vedremo adesso Filippo Argenti che fa questo grande giro per Sì, perde cercare, tempo. preso dalla rabbia, per cercare, diciamo, contatti con i castelli di queste Ah, sì, zone, no? vendicarsi o quel che è, Per insomma. Sì, malignare, per certo. vendicarsi, per avere, diciamo, da loro anche forza Sì, in sì, ciò che sì, lui ha sì. fatto, come dire, ho preso sberle quel cretino e ci voleva. Eh sì, Quindi cerca, diciamo, oppure lo nega, perché poi arriva anche nella menzogna, pian Vabbè, piano chiaro, questa come di persona arriva solito. nell'ottavo cerchio, ma le bolge, e poi nell'ultimo cerchio addirittura tradisce. Quindi quest'anima, attenzione, perché uno può fare anche tutto il giro attraversando l'inferno a cavallo, come vediamo i nobili che si spostano da una zona all'altra, Certo. senza nessun minimo di pentimento. Vabbè, chiaro, certo. Quindi abbiamo queste persone che scorazzano avanti e indietro, addirittura passare anche dal paradiso. Quindi queste persone scorazzano, è ovvio che non si fermano, non ne traggono beneficio. Certo. Cioè, vedremo poi anche la simbologia del tempo, come cambia. In questo grande meandro che si perde, il tempo diventa lunghissimo, diventa eterno, no? E poi abbiamo addirittura nel purgatorio invece questa sofferenza che è ancora più lunga, perché è più faticosa, più penosa, Certo. perché c'è maggiore sensibilità, Consapevolezza, chiaro, certo. fino ad arrivare al paradiso che è
un tocco, e questo tocco è tutto, è il presente, e quindi è immenso. Quindi abbiamo effettivamente delle distanze e degli aspetti di luogo che spiegano anche questo concetto, sia dello spazio che del tempo. Capito. Quindi la prossima volta vedremo questo uomo che dorme nella montagna, bellissimo. Una spiegazione dell'uomo, questa è fantastica proprio. Io la Dai. trovo a livello, quando l'ho letta e l'ho scoperta, mi sembrava Indiana Jones. Era bellissimo proprio, quello mi è piaciuto. E Gerione ancora più bello. Proprio sì, Gerione merita. Merita, Merita l'uomo nella sì. montagna, ma Gerione ancora di più. Ancora di più. E nel frattempo, purtroppo, dovremo camminare in mezzo a questi sodomiti, in mezzo a questi violenti, a questi assassini, predoni. Però vediamo la meta sempre più vicina, cioè iniziamo a alzare lo sguardo. Sì, troveremo quella dama che ha bruciato la città, quella che avevamo visto negli ignavi, responsabile di Ah, del giusto. grande Del incendio. grande incendio, Sì, giusto. Che quindi dicevi? sì. Ma Esatto. sì, diciamo che siamo lontani dal paradiso, ma il viaggio che porta Dante è questo, no? Certo. Ora nell'inferno no, perché è preso da mille cose che lo aggredì, ha paura. Ma Vabbè. quando arriva al purgatorio, al purgatorio Dante, che fa fatica a sorpassare certe tappe, Virgilio glielo dice: dai, dai, che mi sembra già di vedere gli occhi di Beatrice, dai, 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 un ultimo passo, dai. Cioè, nell'inferno correvi il rischio, qua non puoi morire, non ti può far male quel fuoco. E Dante, come dire, lo dici tu. Però Cioè, lui non vuole passare. E allora Virgilio gli fa: dai, 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 che mi sembra di vedere. Siccome sono accompagnati da un poeta, Stazio, e quindi sono in tre che fanno questo, che passano il purgatorio, quindi Dante, Virgilio e Stazio, il poeta Stazio, e gli fa Virgilio a Stazio: ma ti sembra di vedere, vero, vero che mi sembra di vedere gli occhi di... Ma sì, dai. E allora l'altro, Va insomma, si fa bene, vengo. coraggio per passare, ma ha il terrore anche nel purgatorio, figuriamoci qua nell'inferno. Nell'inferno, Ma la sua certo. meta, il suo pensiero, ecco perché lui lascia la lussuria. Ecco Perché c'è l'amore? perché lui sa che deve raggiungere Beatrice, quindi non gli fa gola Ciacco, non gli fa gola la Ma lussuria. sì, infatti sono cose che uno può mettere da Lui parte. vuole arrivare al suo amore, quindi sa che lì c'è il suo amore, quindi certo che fa gola a tutti, un buon pasticcio, delle belle lasagne, fa gola a Sì. tutti, una bella figliola, no? Ma insomma, lui deve raggiungere Beatrice, Certo. quindi chi se ne frega, queste cose le lascia. E Sì, addirittura infatti. anche Filippo Argenti, come dire, mai menato, ma tanto, guarda, qua ti sistemano, quindi Proprio che ti lasci il qua, cuore in pace ce l'ho. arrangiati. Quindi già entra nella città di Trento. Perfetto. E a Trento incontra chi è venuto a cercare? Lo incontra sì, perché, vabbè, questo non posso svelartelo, Lo lo incontreremo, ok. incontra. E un po' per volta sveleremo anche tutto l'intrigo che c'è stato dietro all'uccisione del bambino, di Simonino. Soprattutto Questi l'intrigo. nobili che abbiamo, queste zone che abbiamo passato, sono direttamente Coinvolte, coinvolte e certo. accusate di quello che abbiamo fino adesso nominato. Certo. Perché tu non è che trovi solo nel girone dei traditori, il traditore, ma anche addirittura l'accidioso, no? Che sobilla questi animi, è responsabile dell'uccisione del bambino, perché non ha fatto Certo. nulla per fermare, avendo i mezzi, perché era il capitano delle valli, quindi un capitano delle valli ha una Certo. responsabilità, non ha fatto nulla per sedare gli animi, anzi, Anzi. diciamo, è Certo. rimasto neutrale e questo ha fatto sì che gli altri si Si scaldassero. scaldassero. Poi abbiamo tutta la Val di Non, ovviamente gli Sporo e chi responsabile della Val di Non, i castelli che abbiamo passato, quest'ira che ha voglia, quindi sono Certo. responsabili della storia del Simonino. Abbiamo i golosi, abbiamo l'invidia e Certo. quindi abbiamo queste persone. Tutti, in maniera ovviamente Dante dice in maniera Dante nel suo viaggio, ma il pittore Il pittore, riprendendo il viaggio certo, di usando, Dante, utilizzando il esatto, codice. lui dice ovviamente dà queste responsabilità alle persone che abbiamo appena Certo, visto. ciascuno il suo, insomma, la sua, come dire, come si dice in italiano, la sua parte, insomma, la sua, sì, Certo, la la sua sua. responsabilità. Ora abbiamo Filippo Argenti che
attraversa diciamo, la Pinè, la zona di Ah, è la Pinè. Pinè. Sì, poi Bellissimo abbiamo, posto anche quello, esatto, oggi. poi abbiamo Allora non il so, lago di oggi è bellissimo. Caldonazzo, Dai! Calceramica, siamo a Pergine, Ah! quindi attraversa questa zona del Principato ad est e lui con la sua ira fomenta gli animi ed è responsabile della morte del Simonino. Perché? Perché queste persone volevano il potere in città, Ho quindi non capito. avrebbero ucciso il bambino per depistare l'opinione pubblica se quest'ira non avrebbe voluto raggiungere la vendetta, uno Certo. scopo. E tutti questi castelli silenti che ora vedremo stanno aspettando, fanno parte di questo girone che arriveremo dei violenti. Ah, ho E capito. quindi responsabili degli assassini, dei predoni, cioè sono responsabili. E poi arriveremo effettivamente, quando arriveremo a Male Bolge e quando arriveremo all'ultimo cerchio dell'inferno, a vedere chi tradisce. Però ora siamo nel girone degli assassini, quindi abbiamo veramente le persone coinvolte proprio che uccidono nella rivolta, che comunque sono in prima linea con attaccare le persone. E poi, diciamo, arrivati all'ultima tappa del purgatorio, quindi una volta usciti dall'inferno, lasciato queste persone, e ci incamminiamo nel percorso che è il purgatorio, e quindi arriveremo anche al pannello dei gemelli, perché ovviamente siamo in quelle zone, perché è una mappa geografica. Certo, come ci dicevi, sì. Avremo modo di vedere queste orde di uomini, diciamo, e di donne che a cavallo, nobili, scorrazzano per l'inferno, ma anche per il purgatorio. Ho Se capito. tu ti ricordi, nel pannello scorso che avevamo fatto della Vergine Sì, Bilancia, nel pannello della Bilancia abbiamo chi degli Sporo e chi degli Odron che a cavallo hanno l'incontro-scontro, la corte buffa. Questi, diciamo, nobili non fanno altro che andare da un capo del cerchio all'altro capo del cerchio e capito. continuano. Quindi abbiamo Parisotto Lodron, che è il padrone di quelle terre proprio del purgatorio che andremo a visitare, che scorazza e arriva fino alla Val di Non e poi Torna. torna diciamo, all'altro capo del cerchio e troveremo dove c'è il torneo. E quindi abbiamo queste due valli che continuano a fare l'avidità, il prodigo e l'avido che continuano a scontrarsi in questa giostra. Ho capito. Arrivati in fondo al purgatorio, troveremo la lince, che è ovviamente vicino alla chiesa della Santa Apollinare, perché in quella zona abbiamo dei nobili che come effigie del loro stemma avevano proprio la lince. Sì. E arrivati in fondo al purgatorio, tu sei a un passo dal paradiso, ma non è detto che puoi arrivare in paradiso, perché devi vedere se non solo hai lasciato tutto, è facile dire ho lasciato tutti questi vizi, no? Ah, Ho certo. lasciato l'ira, la lussuria, la Sì. gola, il tradimento, e poi all'improvviso succede qualcosa e vogliono vedere a che punto hai la tua forza, la tua fede, la parola giusta è fede. Se tu non hai abbastanza fede, queste cose ti travolgono e ti riportano all'inferno. Ah, beh, Quindi sei a certo. un passo dalla Santa Apollinare e tu puoi essere travolto. E quindi troveremo, ovviamente, in quella zona le persone della città responsabili tutti i verbali del Simonino. Ah, Quindi abbiamo notai, abbiamo il podestà, abbiamo tutte le persone che in quel periodo si sono occupate proprio di redare e verbalizzare questi processi. Addirittura chi anche abbiamo anche il dottore, il capitano della città, proprio le persone più importanti che ruotavano intorno al processo e a, diciamo, le torture certo. fatte agli ebrei. Ho capito. Se tu riesci a passare la lince, perché la lince è ovunque, la lussuria, ricordiamo che è alla base della genetica, cioè noi siamo sopravvissuti proprio per questo, Beh, chiaro, proprio perché è una perché cosa, ci riproduciamo. esatto, Certo. ecco, e quindi la lince, diciamo, è ancora lì, e quindi tu passi se la uccidi e se ti comporti in un certo modo. Oltre arriveremo al paradiso, ma
Ma questo in un altro viaggio. Lo racconteremo Mi sa che un'altra adesso volta. Per dobbiamo passare Trento. ora Dobbiamo siamo, ora stiamo su queste arrivando, ora ciotole. siamo negli eretici, quindi Bene. siamo negli eretici, abbiamo il pannello del Tra Capricorno l'altro prossimo. siamo proprio nel periodo in cui ci sono tutti i festeggiamenti, il ricordo insomma dei 500 anni dalla fissione, no, delle tesi di Martin Lutero. Sono proprio il cinquecentesimo, in questo periodo proprio a Trento, cioè, proprio per un discorso Indulgenze. di parallelismi, c'è un gran fermento di conferenze, mostre, eccetera. Bene, Per cui i allora diciamo che è tempi sono un... maturi. siamo in un periodo giusto per spiegare quello che Sì. sono le eresie e queste persone che diciamo fanno della loro vita, lavorano per il principe vescovo. Ho capito. E qui troveremo un personaggio importante, anche se no, è conosciuto alle cronache perché sui verbali in latino Sì? c'è, sì, c'è il nome ed è un amico ebreo e quindi troviamo raffigurato altri due ebrei sul dipinto che però sono vivi, accusati, torturati e scarcerati e vivi. Vivi perché hanno venduto la loro persona al principe vescovo in cambio della libertà, barattando la vita degli amici ebrei. Non sono nel tradimento, eh? Non sono, diciamo, accusati di essere traditori, è un'accusa ancora diversa. Ecco, quindi vedremo questi due Personaggio. personaggi. Va bene, allora Allora, direi non vediamo l'ora di scoprire novità e nuovi alla risvolti. ruina Ok, dantesca. appuntamento alla ruina dantesca. Bene, ciao, Ciao. ciao.